è stato un grande calciatore, mi dispiace forse che è stato scoperto un pochino troppo tardi, però siamo qui a manifestare, a testimoniare la nostra presenza, dando l'ultimo caloroso affetto. È stata una persona umile, una persona della porta accanto, la classica persona, un uomo, un calciatore. Un grande e basta, una persona umile, bravo di tutto. Un ragazzo d'oro che rappresentava tutto Palermo. Ha dato negli anni 90 una gioia immensa alla città di Palermo. Subito. Invece bisogna fare fatica per raggiungere qualcosa e accettare delle esclusioni, accettare magari delle situazioni difficili per poi salire. Totò è un esempio, ce ne sono stati altri nella storia del calcio, ma anche nella vita, e quindi sì, un esempio da quel punto di vista, che si può far fatica per poi salire ed arrivare in alto. L'ultima notte magica che ho passato con lui, perché per me è stata veramente magica. Sono potuta stare accanto a lui, a curarlo, e è stato un privilegio, un onore, il regalo più bello che gli potessi fare, anche quello che mi ha detto, che mi amava e che non mi voleva lasciare. E questo è il ricordo più bello che ho avuto, perché papà era un uomo semplice e me l'ha ricordato alla fine della sua vita. Non si lasci! 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 Non si lasci!